Noi siamo molto felici di essere qui in mezzo a voi. Rivolgo il mio più affettuoso saluto ai confratelli sacerdoti che nel corso degli anni si sono resi presenti in questa comunità di San Mauro. Attraverso il padre Tarcisio saluto e ringrazio il vescovo che abbiamo incontrato in questi giorni e ci ha manifestato il suo affetto e la sua cordialità. Saluto e ringrazio la presidente e il direttivo della Società Cattolica e quanti collaborano per mantenere qui in terra argentina viva la cultura italiana e la fede nel Signore e la comune devozione al nostro santo patrono San Mauro Abate. Saluto e ringrazio le autorità del municipio di Quilmes che ci hanno accolti e che sono presenti oggi qui in mezzo a noi, le nostre autorità italiane, il vice sindaco Giovanni Nicolosi e l'assessore Capuana e il nostro piccolo gruppo di fedeli che rappresenta tutta la comunità di San Mauro Castelverde. In questi giorni abbiamo avuto modo di dire che il nostro corazon è a chi e il vostro corazon è a San Mauro. Siamo italiani, qualcuno è argentino, ma apparteniamo tutti all'unica grande famiglia dei figli di Dio. Noi siamo qui per celebrare insieme ai figli della nostra terra che tanti anni fa sono venuti qui a Quilmes il giubileo che ricorda i 1500 anni dalla nascita di San Mauro. La nostra festa non era completa senza questo momento, senza questo incontro, e non sarà completa se voi non venite in Italia. Quindi vi aspettiamo. Abbiamo già rivolto il nostro invito alle autorità che sono sicuro faranno il possibile per essere presenti. Ma che cosa vuol dire giubileo? Giubileo vuol dire gioia, festa. Festa ricordando quello che il Signore ha compiuto per noi. Yeah.
Amici di Via Grande, ma oggi sono anche loro qui a fare festa con noi e allora vi vogliamo ringraziare e salutare con molto affetto anche loro. Grazie. Grazie per la parola, per vedere dove sono, che così da avere un applauso per loro. Che datavamo sotto sacerdote appunto con la benedizione dell'Eucaristia, appunto con me, so che ci siamo da poco l'Eucaristia, ma è stato sotto il Signore. E il Signore si è conosciuto. La benedizione del Dio Todopoderoso, Padre, Figlio e Spirito Santo, la vita sul piede prevalesca per te. Amen. Con il vostro Dio saranno pasta a voi e all'Italia a tutti. Demos gracias a Dios. Buena fiesta a todos. Gracias. Forte il legame che unisce i Maurini con l'Argentina, specialmente con Quilmes. Esiste un gemellaggio. Allora, avanti ieri abbiamo ricevuto la commissione nel comune e con molta gioia, assieme al sindaco, oggi mi ha chiamato alle 8 del mattino dicendomi che era la messa che ha perduto giorni fa la cognata e dovevano stare nel campanario, di dare i suoi saluti, i suoi rispetti e sarà presente questa sera. Ci sarebbe stato volentieri, purtroppo non ha potuto.
parlando dei legami, io voglio riconoscere a tutti i maurini dall'inizio di questa istituzione, perché hanno saputo lavorare, tutti quelli che hanno messo il primo granello della prima commissione fino a questa, sulla parte sociale, la parte culturale ed educativa che sta alla vista, facendo onore alla città di Quilmes, facendo onore all'italianità e a Sicilia. Specialmente perché sono stati ricevuti, come tutti gli immigranti, con le braccia aperte dagli argentini, oggi ci onorano avere le autorità di San Mauro, che ha quasi più abitanti di San Mauro in Argentina che nel proprio San Mauro Castelverde, e hanno informato che esiste una via, una casa in San Mauro che si chiama Quilmes, e qua abbiamo la che dice San Mauro, per quello che c'è unione di affetto, unione delle vere radici, e le tradizioni e la cultura si porta avanti in cada atto che la scuola fa, in cada presentazione, e siamo felici che così sia. Mantenere sempre più viva le relazioni e quel legame che esiste, che non si perderà mai, perché abbiamo un legame esterno, però dentro nel cuore c'è un affetto tanto grande che continuerà fino a che la vita continua e ci siamo noi, i nostri figli e i nostri nipoti. Rispetto a quello che ha annunciato la signora, che sempre sta presente Quilmes, sicuramente sarà riferito al sindaco e non sarete mica scordati mai neanche San Mauro, ci sarà anche una presenza del municipio. Quello che si può fare si fa di cuore con tutte le istituzioni. Un grande saluto a San Mauro, ci vedremo magari presto e li aspettiamo qua il più presto possibile un'altra volta. E un grazie a tutta la commissione, a tutti, a Odo, a tutti, grazie. I siciliani, e un abbraccio a tutti, grazie. Stringiamoci attorno a te.
siamo pronti alla morte, stringiamoci alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a forte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! C'è la festa di San Mauro in Quilmes. Tutti gli abitanti del barrio sono qui riuniti per festeggiare assieme il nostro santo patrono, il nostro comune santo patrono. Ma non sono solo abitanti di Quilmes, perché quest'anno sono state delle delegazioni che sono venute da San Mauro Castelverde, ci siamo stati noi che siamo in Italia Grande e tanta altra gente delle zone vicine, limitrofe, che si sono unite a questi festeggiamenti. Adesso andiamo a intervistare qualcuno. Qui abbiamo il vice sindaco del comune di San Mauro Castelverde. Carissimo vice sindaco, come ha vissuto questa esperienza? È stata un'esperienza bellissima. Oggi siamo riusciti a riunire la nostra comunità di San Mauro Castelverde con quella di Quilmes. Ed è stata veramente una giornata favolosa. I nostri paesani qui sono tantissimi. Consolato ci hanno detto che su 50.000 iscritti più del 40% hanno origini maurine. Pensa tu quanti sono. E quindi per noi in quest'anno giubilare, insieme anche agli amici di Via Grande, è un'iniziativa nella quale crediamo tantissimo. È da più di un anno che lavoriamo a questo viaggio insieme alla parrocchia di San Mauro e ai fedeli, tant'è che siamo in 15, siamo venuti qui, siamo stati ospitati dagli amici, parenti, conoscenti, dalla Società Cattolica di San Mauro, che è una delle associazioni più antiche di Quilmes e addirittura anche di San Mauro Castelverde. Più antiche ce ne sono altre due a San Mauro. La scuola di Quilmes, la scuola dove si insegna l'italiano, riconosciuta dallo Stato argentino, oggi è frequentata da più di 400 ragazzi. E questa è una cosa bellissima. Ed è importante anche per la memoria storica, per la cultura, certo, e per conservare l'identità. Per conservare le radici. Perché i nostri emigrati ormai sono tutti anziani, e c'è la seconda, terza, quarta generazione. E il ruolo della scuola sta proprio in questo, nel conservare e tramandare la nostra. Quindi un messaggio da inviare al sindaco di Via Grande Vera Cavallaro, all'amica Vera è quello di venire al più presto possibile. La invito a venire sia qui a Quilmes che a venire a San Mauro in luglio. Chissà che magari uno di questi anni si possa fare un viaggio tutti assieme. Certo. La ringrazio signor sindaco. Ancora per la piazza proviamo
il tavolo dove c'è il vescovo che ha autorizzato praticamente questa grande riunione di Maurini, e girando ancora c'è il parroco di San Mauro Castelverde. Padre, buonasera, come ha vissuto questa esperienza qui a Quilmes? Innanzitutto saluto Padre Alfio, ci siamo sentiti stamattina via Facebook e abbiamo vissuto questa festa in maniera unica, come unica è la relazione che c'è tra San Mauro Castelverde e i maurini emigrati a Quilmes, una festa che si prolunga qui da 83 anni e dalla prima volta che sono arrivati i maurini qui a Quilmes nel 1895, una comunità molto viva, una fede molto forte e una devozione grande verso il nostro santo patrono San Mauro Abate. Infatti, so che nel 1950 finalmente, dopo tanti sacrifici, sono riusciti a edificare la chiesa di San Mauro, che doveva essere appunto il posto dove riunire e aumentare quanto più possibile appunto questa fede nei confronti del nostro santo patrono, e pare che a quel che vedo ci siano riusciti perfettamente. Sì, già nel 1929 hanno fatto costruire la statua di San Mauro che avete visto, sì. E poi pian piano lì è andata avanti tutta la festa, fino a quando circa 30 anni fa c'è stato il gemellaggio con il nostro comune, e siamo proprio sulla via di San Mauro Castelverde. Noi a San Mauro abbiamo la via Quilmes. Quindi speriamo che in un immediato futuro si possa riunire questo trittico San Mauro Castelverde, Via Grande e Quilmes, e magari celebrare una messa tutti assieme. Beh, ce lo auguriamo. Sicuramente l'appuntamento è per il mese di luglio, quando Padre Alfio con la sua comunità, con voi di Via Grande, verrà a San Mauro e saranno presenti i nostri amici di Quilmes. Quindi è un qualcosa che sta già nascendo e che è già in corso d'opera. Esatto, sì. Benissimo, padre, la lascio ai suoi fedeli. Grazie, suoi un fedeli. Saluto a Padre Grazie. Alfio. Tutto. Che non lo conosco, però bueno. Realmente somos una comunidad de gente buena, con muchos defectos como todo, pero en el fondo somos buenos, queremos ser solidarios, queremos estar unidos, queremos defender los valores y practicarlos que nos enseñaron nuestros abuelos, la fe, la patria, el trabajo, esa cultura que hemos perdido desgraciadamente muchos. Bueno, nada más, que la pasen bien, buenas noches y consuman, porque esta fiesta se hace porque la gente consume. Si no consumen, se va a acabar la fiesta. Buenas noches. Vamos a nuestro buffet. Tenemos choripán, hamburguesas, panchos, pizzas, empanadas y unas delicias dulces típicamente italianas. Cannoli, tiramisú y piatta. Presentamos a esta gran orquesta, si puede ser, si están preparados, así que nos preparamos todos para disfrutar de esta noche, per goder di questa serata bellissima, insieme a la orquesta que se llama Rotten Melody. Un aplauso fuerte y cominciamo. Fuerte el aplauso, por favor. Acá lo tengo del maestro Quique. Bravo, Quique, fuerte el aplauso. Así vamos calentando los manitos. Adelante, el bajo.
mamma te lo faccio meglio te. Sei sul tuo intendente, sì. E dice che non avevamo un filmegno da cari. De los descendientes de votamos acá para San Mauro, le cambiamos el gobierno allá. Claro, eso es decir. Está bueno. Él dice que tiene esperanza. Pero pueden votarlo a local, votan a nacional. ¿No? Claro, acá sí nosotros votamos hasta gobernador. De gobernador, ¿no? Y claro. Senador también. Sí. Senador y diputado provincial. No nacional. No, acá, en Argentina. Y para Italia, los italianos votan para todos. El referéndum, votamos el referéndum. Y también en las elecciones nacionales. En las elecciones también nacionales. Pero por eso, ¿elecciones qué votan ustedes de acá para autoridades de allá? Todos, también. Todos. ¿También? No, pero no el municipio. No, el municipio de acá, no. Nacional. Nacional. Presidente, diputado y senador. Sí, sí. Pero más que nada son los referéndums que los que se votan más que la referéndum. Para votar allá, que nos mandan. Te mandan a la cartolina para viajar y para votar. Para viajar allá y ir a votar allá. Sí, de acá. Vas allá a votar, todo sí, puedo votar, pero si no, no. El transporte interno es gratis. Desde acá la única vez que votas es la nacional, es por Andreani o por el correo. Donde votamos todos para eso. Con el voto electrónico. ¿Sabes? Para presidente. No. Presidente, diputados, senadores, por eso que tenemos diputado argentino y senador. Claro, que también. Estaban acá. Sí, Merlo, Fallaro, Pertugo. Bueno, acá dice tiene la esperanza de conocerte pronto, de conocernos personalmente. Tenemos que viajar a Italia. Sí, y hacemos el viaje por todo. Por todos los pueblos turísticos que tenemos a los contactos, Brescia, Roma, Milano, Stilo. Y comer está garantizado, bueno, está garantizado. Entonces, tomamos. Si no llamo chorizo, lo importante acá, es eso. No hay problema. Él tiene dos estén también. Así que vamos por todo el mundo. Pasta. Y bueno. No hace mal, la pasta se puede comer tranquilo. Se va mañana, no quería ir antes de cumplir con esto, anduvieron por el sur. El año pasado vino en moto, que recorrió todo, sí, 8.500 kilómetros, desde Buenos Aires a Mendoza, de Mendoza por la ruta 40 hasta Ushuaia, y subió por la ruta 3. Perú, en todos lados, bueno, la comunidad. Y bueno, este año quise hacerlo con la señora para que conozca. Y nos invitaron nosotros como. No, en moto. Y él es el presidente y el patriarca. ¿Y el moto anduvo por toda la ruta solo o con el solo? Solo. Por la ruta 40 y por la ruta 13. Una linda travesía, ¿eh? Muy bien, sí. ¿Y cuántas horas en moto? Yo me voy casi siempre solo. Me gusta la libertad de viajar, de estar en medio de la natura, de visitar, de conocer la gente, soprattutto. El año pasado me gustó encontrar los italianos en varias comunidades, como Toro, en Ushuaia y aquí a Quilmes. Encontré esto, hermano, le alma. Quando in Italia giovè che stava Quilmes, stava San Mauro, lo presentai al mio intendente, disse stava San Mauro in Quilmes. Proponemo il Gavellaio. Lo disse Aldo e Aldo fu molto contento di questo pensiero, di questo desiderio. E ora siamo qui. Acá hay muchas comunidades italianas, ¿no? Sí, muchos lugares. Y tiene la particularidad de Vía Grande que
tiene el patrono de Villa Grande, es el mismo patrono que de nosotros, de San Mauro. De hecho, que anoche estuvo él también. Ahí, así que esa es. Sí, yo decía que anoche justo hace 15 días falleció mi cuñada y había una misa. Entonces, y yo le expliqué. No había un clima afectivo, digo, ¿verdad? No, es el mejor momento. Exactamente, para estar en un lugar. Tra Villa Grande e San Mauro è già nato un qualcosa, un'unione particolare, sì, in Sicilia. Quando si festeggia San Mauro, poi hai due cose, in San Mauro, già in Italia, San Mauro e Castel Verde, la fiesta si hace in julio, il primer martedì. Julio, sì, se mi ricordo. Claro. Y en Villa Grande la festejan en enero, en cuando enero, es el sí. día de San Mauro. Sí, sí. Entonces, lo de San Mauro para enero van a Villa Grande. Y en julio, los de Villa Grande van para San Mauro. Dos fiestas. Hay dos fiestas. Ahora tenemos que unir tres fiestas. Tres fiestas, con la de Quim. Con la de Quim, pues yo viajamos hoy, vení. Ayer. Estamos en una casa que se llama Quim, Sicilia, Calabria. Estamos en un estilo también, muy lindo lugar allá. Bivonci, estilo. 15 kilómetros para acá, pones una patineta y llegas toda la calle. ¿De Brescia? ¿Dónde son? Brescia. Brescia. Brescia, el lago de Garda. El estilo de Catania son no más que 3 horas. Brescia me encantó a mí la ciudad. Sí. Y fuiste de invierno, si vas en primavera. Es muy linda ciudad. Antigua. Y lo lindo es todo el lago de Garda. El lago de Garda. De Garda. Es el más grande de Italia, tiene 60 kilómetros. Fuimos a comer un restaurante ahí abajo, como piedra, estaba re lindo. Sí, sí. Y yo me acuerdo cuando fui con Arturo y dije, no, yo después no. Ahí está la fábrica, la empresa que yo quiero traer. La central, la central eléctrica, bueno, con la basura. Creo que es la única en el mundo, la primera no, seguro. Es muy lindo. Dan agua caliente a toda la ciudad, dan todo. Con la basura, con la basura. Queman la basura. Sí. No, primero es un reciclado. Tiene estos tachos verdes que vos tenés que entusiasmar. Se llaman termovalorizadores. Se los compramos a ellos, a la empresa italiana que es Tecmal. Y a su vez tienen la planta. Entonces ellos hacen reciclado, ponen 3 en cada esquina en la ciudad. Ahí va papel, metálicos y la basura domiciliaria. El domicilio va a la planta, se lo secan con un secado ahí, después pasa al horno, lo queman y esa agua, ese calor, genera electricidad y a su vez calienta agua que manda a toda la ciudad. Con la basura. Con la basura. A toda la ciudad se interrumpe. Y la empresa gana plata, no entierran nada y tiene todo un sistema de... ¿Cuánto se ahorra y cuánto hace bien? Gana, no sé, como 200 millones de euros al año la empresa. Que a su vez del Estado, ¿no? Del municipio, 50 y 50 con el sector privado. Sí, funciona muy bien. La verdad, yo la fui a ver una cosa. La empresa que de la basura es un lujo. Es limpio. No puedes creer, pues, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Pero aparte hay otra ¿cuánto cosa. ¿Cuánto nos más falta? Yo lo he visto, por ejemplo, acá en 12 de octubre, cerca de casa, los pibes te pasan a la mañana quemándolo allá, por lo siguiente, los tachos, le tiran fuego adentro. Un día, porque yo no, allá lo denuncié, digo, vayan a tirar, se están quemando. Juego los tachos, no ves un papelito tirado en la calle, por ningún lado. Todo impecable. Y la planta, yo tengo que ver. Yo se lo llevé a Cristina también, me lo pidió la presidenta, que estaba interesado en traerla acá al sistema para resolver el tema de la basura, porque acá no hay más lugar donde enterrar. ¿Cuánta basura tiene? Y hay que reciclar y hay que resolver el otro problema. Bueno, eso tiene, y no contaminante, porque tiene un certificado ambiental de la Ciudad Unida. Y no tiene problema con ninguna organización no gubernamental, viste, de medio ambiente. Y vos entras ahí, es la planta del comando, de todos los hornos y de las grúas, todo es electrónico. Todo con pantallas, un enorme salón, ¿no? Así en semicírculo, que están 4 muchachos. Cuatro manejan toda la planta. Después cada horno abajo también hay uno, dos, tres operarios. Creo que tienen 40 para los 3 turnos. Y manejan todo. Como es, tienen una capacidad de 2.500 toneladas diarias. 2.500 toneladas. 2.580 toneladas del giorno.
y con eso se mantiene la ciudad con el agua. Entonces primera, toda la gente de la ciudad son 300.000 habitantes. Que ¿se concientizan para qué? No, no, ellos compran la electricidad, va de esa planta, la única. Y le pagan el consumo eléctrico. Cada familia paga su consumo. Y el agua caliente, lo mismo. Entonces cada familia paga el consumo de agua caliente. Claro. Pero todo el mundo tiene ese sistema. No que cada uno tiene cualquier cosa. Claro. Sí. Entonces vos tenés tu medidor de agua y tu medidor de luz. Y es barra. No, la verdad que es resolver un problema importante de la basura y solucionar otro problema grande que es la energía y el agua caliente. Todo por cañería, no es nada, todo por bajo soterrado, sí, todo. La luz, todo. Impresionante. Lo moderno, ¿no? O sea, qué inversión que se hizo en esa ciudad, respetando la arquitectura tradicional, sí, histórica, no, románica. Tenés el edificio de la época de Roma. La revolución de la basura, la revolución industrial de la basura. Sí. Totalmente. Es una cosa bien. Tengo que cambiar la idea, porque se puede utilizar de otra manera. También. Sí. Es una resorsa. Uh-huh. No es basura, es risorsa, una risorsa. Se recupera y se saca. Es un ciclo que debe girar. Certo. Deve girar. Sí. Y realmente lo que no queda nada del material tóxico, que es muy pequeño. Todos los filtros tienen un sistema de filtrado muy bueno, que el aire no lo afecta en nada. Bueno, la planta está en la ciudad, en la entrada de la ciudad. Salí de la autopista, entras a la ciudad y tenés la planta. Impresionante. Bueno, ¿cómo necesitan el traslado de la basura de muchos kilómetros? Claro, no, cosa. Y le pesa. Puede hablar de 100 kilómetros, nosotros estamos pagando 1.100.000 por mes de traslado. De traslado, nada más. Tenemos que hacerlo. Un amigo mío que llegó a Italia fue a tirar en un canasto, y esto, en un contenedor. C'è il verde, sta verde, c'è degli altri colori. Desde la ventana le chiedo: ¿de dónde venís vos? ¿No sabés que hay que tirarlo allá al vidrio? Lo cuidan. Sí, en uno que hacen algo, sí, allá están mentalizados también cuando, vos lo sabés, vas especialmente en Roma, no tanto en esos lugares, pero vas en el norte, tiras un pucho al suelo o alguna cosa, un papel. Te dicen que eso es un chancho. Vos que estás a mí me ha pasado. Te tiran la bronca. En el norte de Italia, por ahí una persona y tiró un papel y que va atrás y dice: discúlpeme, se le cayó un papelito. No le dijo, tiró un papelito. Se le cayó un papelito. Si 60 millones de personas le caen un papelito, ensuciamos toda Italia. Aprovechamos a hacer la entrega, así los de donde prensa libre. Sí. No. Ahí estamos. Espectacular. Muy interesante. ¿Viste cómo es la piedra volcánica de Etna? Volcán Etna de Sicilia. Hola. Es una piedra volcánica acá de Arles. Todos tenemos volcánicos. Es porque no. La botella de agua no la plata. No faltaría eso. No la plata. Sí que me envían email, sí. Vemos todas las prácticas que bisognano fare, sí, las sesiones que hay que hacer y después contactamos para hacer el gemelaje. Bueno, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, amigo. Nos vemos. ¿Eh? Sí. Este es de lo bueno.